Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. La Regione Abruzzo investe e scommette sulla ricerca lanciando un plafond di 4 milioni di euro per sostenere l'innovazione soprattutto all'interno delle medie e piccole imprese. Vediamo insieme il servizio. Un plafond di 4 milioni di euro finanziati con i fondi del PORFESR per sostenere progetti di innovazione soprattutto per le piccole imprese abruzzesi e il bando pubblicato sul BURAT da parte della Regione Abruzzo ed è disponibile sul portale regionale. Gli interventi riguardano le attività finanziate allo sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, comprendendo la consulenza, l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e l'acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali. L'importo complessivo del progetto presentato deve essere non inferiore a 100.000 euro e non superiore ai 300.000. Gli assi in realtà sono due, cioè finanziamo direttamente i progetti di ricerca e poi finanziamo, come l'Europa ci invita e ci permette di fare, i ricercatori. Significa che diamo alla singola impresa o all'impresa associata fino a 40.000 euro l'anno per 3 anni, pagandogli in questo modo un ricercatore che possono mettere sotto contratto per quel periodo. Questa è una misura molto importante, è una misura che è anche un po' un indicatore, perché nel nord Europa questa misura è una misura molto frequentata dalle imprese, nel nord Italia è abbastanza frequentata, nel centro-sud Italia pochissimo. Avendo puntato noi sul fatto che la ricerca è l'elemento fondamentale per consentire alle imprese di stare oggi sui mercati, che sono mercati molto competitivi, nelle quali le imprese per reggere la competizione devono essere più innovative, e per fortuna le imprese abruzzesi o una parte delle imprese abruzzesi dimostrano questo di poterlo fare, per stimolare l'intero settore a muoversi in questa direzione bisogna soprattutto portare l'intero sistema a utilizzare più investimenti in ricerca, e noi questo finanziamo dalle grandi imprese fino alle piccolissime. In modo particolare in questo bando noi invogliamo le imprese a mettersi in rete. Premiamo in modo particolare le imprese che aderiscono ai poli e diciamo ci aspettiamo che, come per gli altri due bandi, anche per questo ci siano più domande, o meglio, ci siano più progetti selezionati dalle commissioni che le selezioneranno rispetto alle risorse che abbiamo messo a disposizione, come è già successo per gli altri due bandi superiori. Se così fosse, noi mettiamo altre risorse e faremo scorrere le graduatorie, perché riteniamo che la ricerca sia l'elemento oggi fondamentale sui quali ci giochiamo il futuro dell'impresa. Da oggi in Abruzzo il disoccupato può contare sull'assegno di ricollocazione, un nuovo meccanismo che permette di avere a disposizione servizi di ricerca del lavoro pagati direttamente dallo Stato ai soggetti che erogano il servizio di assistenza. Il programma per l'avvio dell'assegno prevede per l'Abruzzo l'individuazione di 1.450 disoccupati che verranno estratti a sorte tra tutti i lavoratori che percepiscono da almeno 4 mesi la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, la cosiddetta NASPI. I disoccupati sono stati avvertiti e saranno avvertiti via lettera e via SMS. Da oggi, con l'assegno di ricollocazione, hanno dunque la possibilità di contare su una ricerca di lavoro più puntuale che può anche sfociare in un contratto a tempo indeterminato. L'assegno di ricollocazione, spiega l'assessore alle politiche del lavoro della Regione Abruzzo, Andrea Gerosolimo, rappresenta un primo atto per quanto riguarda una serie di interventi in favore dei disoccupati. Regione e Governo centrale, infatti, vogliono mettere in campo misure in grado di stimolare il mercato del lavoro e la domanda interna. In Abruzzo l'assegno di ricollocazione, così come è venuto fuori nell'ultima riunione delle CICAS, avrà un respiro più ampio, con la possibilità di investire il doppio dei disoccupati previsti dalla sperimentazione del governo. E adesso invece ci occupiamo dell'assemblea della CISL di Pescara, che si è svolta a San Silvestro questa mattina, a cui hanno partecipato 100 delegati. C'è stata la relazione del segretario della CISL di Pescara, Umberto Coccia, e poi il dibattito sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e delle infrastrutture. Assemblea congressuale territoriale di Pescara della CISL, oggi a Villa Immacolata si parla di lavoro, si parla di occupazione, i temi sono sempre quelli, con una prospettiva di sviluppo per la nostra provincia e per la nostra regione, è così. Sì, ci sono in campo alcuni provvedimenti a livello regionale importanti, penso al Masterplan,
penso al piano delle opere pubbliche del Comune di Pescara, il master plan prevede 1,5 miliardi di euro di investimenti. Noi dobbiamo stare lì e vigilare affinché queste opere, che sono strategiche per tutto il territorio regionale, si facciano e si facciano in fretta. Purtroppo il problema di fondo che abbiamo riscontrato è che c'è un lasso di tempo troppo lungo tra la gara d'appalto e poi l'avvio del cantiere, addirittura si parla di 30 mesi, noi non possiamo permetterci questi tempi così lunghi, noi dobbiamo fare in modo di accorciarli in maniera significativa, perché c'è bisogno di far ripartire le opere pubbliche, e con le opere pubbliche la filiera è importante dell'occupazione. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile che in provincia di Pescara si attesta intorno al 55%, una disoccupazione più in generale al 13,8%, cioè abbiamo dei dati davvero allarmanti e noi dobbiamo approfittare di questi strumenti per far ripartire l'economia, lo sviluppo e l'occupazione. Abbiamo fatto un grande lavoro di interregionalizzazione e di accorpamento di alcune strutture, quindi adesso noi abbiamo delle strutture di federazioni molto forti, molto importanti, che sviluppano delle politiche sia industriali che dei servizi assai importanti, assai attente, quindi sono interlocutori molto forti sia per la CISL, perché fanno parte integrante di questa nostra confederazione, e sia con le controparti istituzionali, quindi il ruolo delle federazioni addirittura è diventato più centrale e più forte rispetto al passato. Ed ora ci spostiamo a Teramo e in particolare torniamo a parlare di quanto sta accadendo all'interno dell'amministrazione del sindaco Brucchi, ufficializzata tra mille polemiche la nuova giunta, un esecutivo con 9 assessori che vede l'ingresso di Caterina Provvisiero, Alfonso Di Sabatino e Silvio Antonini per le deleghe, però bisognerà ancora attendere il servizio di Tania Bonici Castelli. Ne accontenti due e ne scontenti due. I numeri potrebbero ancora non tornare al sindaco Maurizio Brucchi, che ha appena varato per la terza volta una nuova giunta a 9 assessori con la speranza di tenere stretta la sua maggioranza. L'entrata in esecutivo di Alfonso Di Sabatino della lista civica Teramo soprattutto, che solo fino a 2 mesi fa chiedeva la testa di Brucchi, facendo spesso mancare alla maggioranza i suoi voti, e quella di Silvio Antonini, scuderia Gatti. Entrambe hanno fatto storcere il naso ai consiglieri di maggioranza Vincenzo Falasca e Mimmo Sbraccia, che hanno dichiarato ufficialmente di non approvare le scelte del sindaco. Una giunta con 9 assessori non piace nemmeno alla minoranza, ma soprattutto ai teramani, che sanno bene quanto costeranno 2 nuove poltrone, circa 100.000 euro l'anno in più. E intanto si aspetta di conoscere le deleghe non ancora ufficializzate. Brucchi, dal canto suo, replica che la città di Teramo sta vivendo un momento storico eccezionale e che l'emergenza richiede decisioni straordinarie e dunque vanno messe in campo tutte le forze possibili. Ma per nuove forze politiche che arrivano, altre vanno via. Così, alla fine della fiera, la maggioranza al comune di Teramo sembra ancora traballare. E si terrà venerdì, domani alle 17.30 all'Auditorium Petruzzi, un nuovo appuntamento con l'iniziativa Avanti insieme con Renzi da parte del Partito Democratico. Ospite a Pescara il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il tutto in vista delle primarie del PD. Sentiamo. Un importante appuntamento, oltre per il fatto che invitiamo uno dei sindaci più amati d'Italia, con Matteo Ricci, anche perché è responsabile del PD enti locali. Continua la campagna congressuale a sostegno di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, in questa prima fase di voto tra gli iscritti nei circoli, che culminerà nella fase delle primarie aperte del 30 aprile. Un'iniziativa importante appunto per rilanciare il lavoro dei circoli nei territori, per rilanciare il riformismo del fare, cioè occuparsi dei problemi, risolvere le problematiche per sconfiggere il populismo, e siamo contenti di invitare Matteo Ricci, che è uno dei massimi esponenti di questa formazione politica e del Partito Democratico, che vuole insieme a noi appunto rilanciare questa proposta politica importante. Invitiamo tutti a partecipare all'Auditorium Petruzzi appunto venerdì 31 marzo alle ore 17.30 e speriamo che sarà una giornata di confronto utile per risolvere i problemi del territorio, ma per poi rilanciare la stagione di governo riformista con Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico.
a livello politico, sia su base locale che nazionale, però l'obiettivo è anche quello di tenere unito questo partito e di evitare altre uscite e sfilacciamenti che ci sono stati negli ultimi tempi. Ma il Partito Democratico sicuramente deve riscoprire un riformismo nel fare, deve ricostruire la sua casa in maniera importante e deve abituarsi a stare insieme. C'è un confronto leale, aperto, siamo l'unico partito che elegge i propri dirigenti, i propri militanti attraverso delle primarie aperte, e diciamo che sta a noi rilanciare questa fase di partecipazione attiva alla politica, ma anche di confronto, di tematiche, di sviluppo delle idee che poi dovranno diventare programmi di governo e realizzazioni capaci di rilanciare i nostri territori e il paese tutto. Ed ora siamo alla cronaca. Hanno divelto il bancomat con una utilitaria e con una corda l'hanno sradicato e trascinato per strada durante la fuga a Civitella Roveto in provincia dell'Aquila. Nelle prime ore di questa mattina ignoti hanno messo a segno un colpo alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna situata nel centro del borgo. Il bottino è stato di 20.000 euro, questa la stima fatta dalle forze dell'ordine. La dinamica del furto è stata ripresa comunque dalle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno della banca, che sono al vaglio degli inquirenti e dunque proseguono le indagini. D'ora ci spostiamo a Giulianova. Sono in fase avanzata i lavori avviati a fine luglio 2016 per la realizzazione in via Bellini di un intervento di edilizia sociale previsto nell'ambito dei programmi urbani. I lavori saranno ultimati entro la fine di quest'anno. Ascoltiamo. Stanno procedendo in maniera molto spedita i lavori per la palazzina in via Bellini. I lavori sono in fase avanzata, così come quelli stanno procedendo i lavori del parcheggio adiacente. La Giunta Patrimonio, insieme all'amministrazione comunale, sta predisponendo un bando pubblico di cui tutti gli interessati, cioè giovani coppie, anziani, nuclei familiari che ne abbiano necessità, potranno partecipare a questo bando e saranno assegnati tutti gli alloggi. Il tutto penso che avverrà nel giro di la pubblicazione nel giro di un mesetto circa. Invece faremo l'assegnazione e il tutto sarà completato massimo entro l'anno, speriamo. Nel frattempo stiamo predisponendo anche il recupero degli alloggi nel centro storico, così come è tutto previsto dal programma dei cosiddetti PUC, dei piani urbani complessi, nell'ambito del progetto Giulianova Urban Regeneration. Superstiti e soccorritori dell'hotel Rigopiano di Farindola, tragicamente colpito dalla slavina dello scorso gennaio, saranno ospiti delle isole Eolie. Grazie all'iniziativa di un eoliano che vive a Londra, attraverso l'Eolian Island Preservation Fund, soccorritori dipendenti superstiti dell'hotel saranno ospitati a turno sia a Lipari che nelle altre isole delle Eolie. Si comincia ad aprile, il primo gruppo arriverà infatti sabato 1 aprile, e si prosegue nei mesi di maggio, settembre ed ottobre. L'iniziativa è stata accolta da ristoratori e albergatori delle isole Eolie, che hanno dunque accettato l'invito ad ospitarli. I primi ad arrivare saranno i dipendenti superstiti dell'hotel Rigopiano. A maggio poi sarà la volta del soccorso alpino e della protezione civile. Saranno ospitati anche i familiari delle vittime dell'elicottero soccorso precipitato durante l'emergenza. In totale dunque saranno circa 100 tra soccorritori e superstiti, coloro che potranno beneficiare di questa vacanza di ristoro nelle isole Eolie. Cambiamo argomento. La Primo Riccitelli di Teramo e i solisti aquilani si impegnano insieme in un progetto che riguarda i ragazzi, i bambini. Allora andiamo a vedere insieme di cosa si tratta nel prossimo servizio. La Società della Musica del Teatro Primo Riccitelli, insieme ai solisti aquilani, per un progetto davvero innovativo che ha a che fare con un pubblico particolare. Di che si tratta? Sì, è la prima volta che ci cimentiamo, insomma, per un progetto del genere, e quindi accoglieremo bambini, per così dire, da 0 a 3 anni, quindi dei musicisti, dei solisti aquilani si rivolgeranno a loro, si rivolgeranno a tante mamme che saranno in attesa di bimbi o mamme con le carrozzelle, insomma. Il tutto si realizzerà sabato prossimo, 1 aprile, in due asili nido di Teramo.
abbiamo il Pinocchio della Gammarana, il gatto con gli stivali di San Nicolo a Tordino. Un modo per avvicinare i bambini alla musica. Esatto, infatti il tutto sarà affidato a due professionisti che hanno avuto esperienze a Londra per tanti anni e hanno portato appunto negli ultimi mesi, noi all'Aquila abbiamo già avuto questa esperienza, è stata un'esperienza straordinaria vedere tutti questi bambini gattonare, avvicinarsi ai suoni, agli strumenti e quindi è qualcosa che ci tenevamo insomma a portare nella nostra città. L'educazione alla musica comincia fin da piccoli. Assolutamente sì, educazione all'ascolto, d'altra parte è d'obbligo da parte nostra quest'opera di sensibilizzazione. A Palazzo di Città è stata presentata la terza edizione del concorso fotografico Pescara in mostra, sentiamo. Terza edizione di Pescara in mostra, Blasioli, si tratta di un'iniziativa importante per ricordare, anche per far vedere le foto della città di Pescara di oggi e anche di ieri. Sì, assolutamente sì, una bella vetrina che come Presidenza del Consiglio Comunale abbiamo portato avanti con un'associazione molto importante nella città di Pescara nel mondo fotografico che è l'Agenziana. E il terzo concorso si chiamerà anche quest'anno Pescara in mostra e quest'anno saranno borghi e fontane, non solo della nostra città ma dell'Abruzzo intero. Queste foto, in massimo di 4, potranno essere o in bianco e nero a colori inviate nel link che troverete nei comunicati stampa e sul sito del Comune di Pescara e poi ci sarà una mostra che si aprirà appunto a giugno all'interno del Vittoria Colonna, come nelle precedenti annualità, una mostra insomma per dimostrare a chiunque verrà a Pescara quanto può essere bello girare la nostra città e il nostro Abruzzo. L'obiettivo è quello di tenere sempre viva la memoria dei pescaresi attraverso queste iniziative. Sì, anche perché a Pescara ci sono tante fontane ancora presenti. Le fontane di oggi sono diverse dalla funzione delle fontane di una volta. Le fontane di una volta erano delle vere e proprie piazze, come le piazze di oggi, dove ci si incontrava per lavare i panni, per abbeverare gli animali, oppure per scambiare soltanto qualche chiacchiera. È lì che si sono anche conosciute delle famiglie di pescaresi, insomma, e poi sono giunti al matrimonio, quindi insomma un modo bello per ricordare le fontane di Pescara, le fontane del nostro Abruzzo e poi noi siamo proprio la regione dei borghi, è giusto farci conoscere anche a tanti turisti che arriveranno a Pescara anche a seguito dei nuovi voli che verranno attuati. Domenica 2 aprile Teramo si tingerà di blu per sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente al problema e ai disturbi dell'autismo, si tratta di una sindrome che viene diagnosticata ad un bambino su 100 e che è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni. Giochi, spettacoli e riflessioni per approfondire una sindrome che negli ultimi decenni è cresciuta in maniera esponenziale. Un bambino su 100 in Italia riceve una diagnosi di autismo con una frequenza 4 volte più alta fra i maschi. Per questo il 2 aprile, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, Teramo tornerà a tingersi dei colori del cielo. Quella del 2 aprile ormai è un appuntamento ricorrente nel quale ci fa piacere essere di aiuto nell'organizzazione di questa giornata perché oltre a sostenere direttamente le associazioni che si occupano del problema dell'autismo è un'occasione per mettere insieme delle forze anche totalmente diverse le quali si impegnano, cioè altre associazioni che si occupano di tutt'altro che però danno il loro contributo per sostenere questa giornata. L'appuntamento con Aspettando il Blu è domenica alle ore 17.30 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Numerose le iniziative che animeranno la piazza e coinvolgeranno bambini e famiglie presenti. Lo scopo è appunto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi dello spettro autistico. Com'è la situazione a proposito dell'autismo in provincia di Teramo? Ci sono tantissimi bimbi, tantissimi ragazzi autistici e siamo poco preparati, veramente poco preparati. Abbiamo l'ANFAS come struttura che ci supporta, adesso c'è il Cireneo, però siamo ancora molto indietro. In programma la premiazione del concorso sull'inclusione realizzato nelle scuole di Teramo, il flash mob finale che precederà l'illuminazione in blu della cattedrale e tanta, tanta musica. Quanto è importante la musica per questi bambini? È importantissimo perché il progetto che porteremo in piazza, quindi domenica, ci sarà uno spettacolo molto ampio e l'inclusione diciamo che è il tema principale. Okay? Quindi l'inclusione vuol dire tutto, vuol dire anche includere attraverso attività come attività musicale,
culturali, attività legate allo spettacolo, attività legate alla scuola, allo sport e a tantissime cosine. La musica in particolare veicola un messaggio e qualche volta va oltre il semplice discorso diciamo legato al testo, c'è un'emozione che viene trasmessa ed è una delle vie che può percorrere il messaggio. L'evento avrà anche quest'anno come madrina d'eccezione Tiziana Di Sante. E questa mattina è stata inaugurata la collaborazione fra l'AIL e il Pescara Calcio con la presentazione della Stanza del Delfino, illustrate anche altre iniziative benefiche della società biancoazzurra. Presidente Cappuccilli, oggi avete presentato quest'altra interessante iniziativa, questa nuova collaborazione con la Pescara Calcio. Vogliamo spiegare che cos'è questa Stanza del Delfino? Noi diamo ospitalità gratuita a tanta gente. Abbiamo calcolato il costo. Ospitare una persona ci costa 10 euro al giorno. Quindi adottare una stanza con 3.650 euro significa dare ospitalità a una persona per un anno. Questo è il calcolo che abbiamo fatto. Riusciamo a integrare con altre risorse il 30% che manca. Pescara sarà anche ultimo in classifica in campionato, però Presidente Sebastiani, siete sempre al primo posto quando si parla di solidarietà. Lei ha detto che qui si parla di vite umane, non si parla di una partita di calcio, una cosa più importante. Sì, ma ho detto anche che non sarebbe stato neanche necessario partecipare ad una conferenza stampa, perché quando si fa beneficenza, quando si vuole aiutare qualcuno, lo si fa e basta, non si deve pubblicizzare. Il nostro intervento, la nostra presenza qui è per cercare, visto che siamo comunque una società di calcio che in qualche modo ha la possibilità di attirare attenzione, di cercare di sensibilizzare il più possibile tutti quelli che hanno la possibilità di donare, di fare qualcosa per gli altri, anche poco, ma per associazioni come questa è importante tutto. Tutte le maglie indossate da parte del Pescara contro le partite contro il Milan, Juve e Roma andranno all'asta su eBay e questa raccolta fondi servirà a finanziare un progetto qui in Abruzzo. E noi siamo molto contenti di questo perché siamo riusciti a sviluppare numerose cose e speriamo di fare nuovi progetti più in avanti. Ed ora passiamo alla pagina dello sport. Dopo aver affrontato l'Italia con la sua Albania, il centrocampista Ledian Memushai volge lo sguardo alla partita di domenica del Pescara contro il Milan, che secondo il capitano biancazzurro, in caso di risultato positivo, potrebbe essere la gara della svolta. Ascoltiamolo. Ledian Memushai, reduce dalla gara con l'Albania a Palermo contro l'Italia, d'obbligo una domanda, al di là del risultato però è stato sempre, credo, bello affrontare gli azzurri. Sicuramente, è stata forse penso la partita più bella da quando gioco, non la più importante, però diciamo la più bella a livello personale. È stata una grandissima emozione, però già messa da parte. Allora parliamo invece di questo Pescara, perché dall'Italia al Milan il passaggio è breve, arriva un'altra grande del calcio italiano, ma direi mondiale, una partita che regala a Ledian grandi stimoli al di là di tutto. Sì, è una partita anche questa molto bella da giocare, è importante perché potrebbe essere una partita magari della svolta in caso di una vittoria. E guarda, dobbiamo cercare di prepararla nel migliore dei modi perché penso che si possa fare bene. C'è qualche lato debole del Milan che avete studiato in particolare? Ma anche all'andata lì abbiamo fatto secondo me una grandissima partita dove meritavamo forse qualcosina in più. Sappiamo che possiamo giocarci le nostre chance bene, soprattutto perché giochiamo in casa. Però il Milan è una grandissima squadra, un grande nome, però sono convinto che secondo me domenica faremo una grandissima partita. E domenica giocherete in uno stadio probabilmente per metà rossonero? Speriamo di no, speriamo magari che sono tutti biancazzurri. E questo pomeriggio allo stadio dei Marsi di Avezzano si è giocata l'amichevole fra il Pescara e la locale formazione che milita nel campionato di Serie D. Vediamo il servizio.
È terminata 5-1 per il Pescara l'amichevole giocata questo pomeriggio in terra marsicana. La gara del Dei Marsi ha rappresentato l'occasione per i due allenatori di trarre qualche utile indicazione in vista delle partite di domenica prossima, che vedranno i biancazzurri ospitare all'Adriatico il Milan e i marsicani giocare sempre davanti al pubblico amico con l'Aquila per il sentitissimo derby del Girone G, che metterà in palio più dei 3 punti. In un pomeriggio primaverile Avezzano e Pescara hanno dato vita ad una gara piacevole. Zeman manda in campo diverse seconde linee come Kubas e Muric, ma anche Campagnaro e Bebek, destinati invece come titolari quasi certamente a scendere in campo contro il diavolo rossonero. Anche Tortora fa molto turnover. Al primo affondo all'ottavo Pescara già in gol con Bebek, che su cross perfetto di Crescenzi deve solo appoggiare il pallone in rete. Al 14° si vede il gioiellino biancazzurro Mamadou Koulibaly con una bella conclusione che però non inquadra lo specchio della porta. I biancazzurri per l'occasione in maglia gialla provano soprattutto intesa e schemi. Al 20° si rivede poi uno degli osservati speciali del pomeriggio, proprio Bebek, che dopo una bella giocata da 18 metri alza sopra la traversa. Al 31° però, sugli sviluppi di una punizione, arriva il pareggio bianco-verde grazie a Fabriani, che dopo una respinta miracolosa di Aldegani mette in rete da 2 passi. Il Pescara in avanti vede un Bebek attivo fra il 36° e 37° con una prima parata miracolosa di Di Girolamo e poi un colpo di testa che termina alto. Nella ripresa Zeman manda in campo Mitriza, Muntari, Castanos, Bovo, Milicevic e Fiorillo, con Koulibaly che all'ottavo va a realizzare il gol del 2-1. Dall'altra parte al 10° bravo Fiorillo a respingere una conclusione del neo entrato Murzilli. Dopo la rete del gioiellino biancazzurro, da segnalare il 3° gol realizzato ancora da Bebek. Tra una sostituzione e l'altra si arriva poi alla 4ª rete di Castanos prima del 5° gol realizzato da Mitriza. Ed ora scendiamo in Lega Pro. Nel pomeriggio il Teramo è tornato ad allenarsi in vista della gara di sabato pomeriggio contro la San Benedettese e sempre questo pomeriggio è stato rotto il silenzio stampa da parte della squadra e noi andiamo ad ascoltare le parole del capitano Ivan Speranza. Ci siamo stretti tutti insieme intorno a noi, nel senso che abbiamo fatto molto più gruppo. E niente, ci stiamo lavorando tanto per cercare di raggiungere questo obiettivo importantissimo per noi. Ma c'è stato un gesto comunque che è successo quel sabato, che comunque non è un gesto bello per il calcio in generale. Quindi poi la domenica c'è stato il nostro non gesto di andarlo a salutare, anche se loro sono stati sempre molto vicini a noi, ci hanno sempre incitati. Ovviamente avranno avuto le loro ragioni, però non in quel modo. In quel modo, secondo me, da condannare assolutamente. Ma la prima cosa, soprattutto, è di non prendere gol, perché poi vedi anche a Mantova che le partite si possono sbloccare poi su un episodio, su un calcio piazzato, una palla inattiva. Quindi l'importante è tu di tenere viva la partita fino alla fine, quindi non prendere gol. In tante circostanze purtroppo non ci siamo riusciti, però stiamo cercando, ripeto, con il lavoro insieme al mister di migliorare l'aspetto difensivo. E al di là di questo, poi vedendo il calendario siamo l'unica che comunque rispetto alle altre non diciamo, di solito tutte ci sono scontri diretti, quindi possiamo e dobbiamo vincere, perché comunque soprattutto in casa, se ci vogliamo salvare, dobbiamo vincere. Quindi è una partita molto molto importante. Poi mettiamoci il fatto che comunque per la tifoseria, come dicevi tu, quindi è fondamentale per noi. E noi dobbiamo guardare, comunque cercare di guardare il nostro cammino. Ovviamente l'occhio lo butti sia dietro che in avanti, ovviamente, però il nostro obiettivo è cercare, se possibilmente, di poter salvarci senza affrontare i play-out, e giustamente tenendo conto di chi sta dietro di noi. Però noi dobbiamo, come stiamo facendo, ripeto, guardare partite dopo partite. Noi abbiamo la San Benedettese adesso, e guardare la San Benedettese per cercare di vincere questa partita, che per noi è fondamentale, è un crocevia importante, quindi dobbiamo guardare solo questo. Da un capitano all'altro, quello della San Benedettese, Marco Pezzotti, che non si fida della posizione in classifica del Teramo e si aspetta una gara difficile al Bonolis. L'intervista di Jacopo Forcella. Ma
Marco Pezzotti, quella che si avvicina, quello che si avvicina di fatto è un derby, anche se parliamo di due squadre di regioni diverse, ma di fatto è un derby, è una partita sentita in due posizioni di classifica però totalmente diverse. Sapete che vi troverete di fronte una squadra che ha bisogno assoluto di punti. Sì, sì, sappiamo già che troveremo un ambiente caldo, un ambiente che si, loro sono con l'acqua alla gola, diciamo, insomma è una delle ultime partite, ne mancano sette, sono in piena zona play-out, però noi non andiamo lì per regalare niente a nessuno, anzi i punti servono anche a noi perché adesso abbiamo messo nel mirino la Reggiana che si trova a quattro punti da noi, quindi vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica e continuare su questa tendenza a queste prestazioni, perché comunque veniamo da quattro risultati utili consecutivi e non vogliamo tornare insomma a bloccare questo proseguo del campionato, questa crescita, perché il mister ha sempre chiesto il bel gioco, ha sempre chiesto di imporre il proprio gioco. Domenica ci siamo riusciti, non l'avevamo fatto con la Feral Pisalò, quindi vogliamo continuare a fare come domenica, però sappiamo che sarà una gara difficile, un avversario che darà il 100% su ogni palla. Da capitano, come sta la San Benedettese dopo la vittoria con la Reggiana? L'entusiasmo è cresciuto? Sì, sicuramente sì, adesso sta bene, insomma, dopo il ritiro di Rocca Porena, dove avevamo passato un periodo un po' brutto, l'entusiasmo è tornato a livelli alti, quindi si sta bene. Poi quando si è in fiducia, insomma, vengono sempre partite importanti, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché poi le difficoltà sono sempre dietro l'angolo e i playoff adesso non sono ancora cosa certa, però domenica abbiamo messo il primo tassello importante e rimaniamo così, anche perché ho visto lo stadio che c'è, anche la gente ha ripreso entusiasmo dopo la vittoria di domenica, quindi vogliamo mantenere il nostro e il loro entusiasmo, e sappiamo che sabato è importante più per loro quasi che per noi, quindi vogliamo regalargli questa vittoria nel derby. All'andata fu una partita che sembrò forse più facile del previsto. Sì, all'andata diciamo che loro non erano in un ottimo momento all'andata, sono venuti qui che avevano qualche difficoltà e invece la San Benedettese fece una grossa gara. Adesso invece sono in un momento migliore perché vengono dalla vittoria 6-0 con il Gubbio e da un pareggio a Mantova, che non è facile adesso andare a prendere punti a Mantova, quindi sarà una gara totalmente diversa. Ed ora la vela, presentata al porto turistico Marina di Pescara, la Kinder Challenge Cup, che vedrà oltre 250 giovani atleti in gara nel prossimo weekend. Presidente Becci, un grande appuntamento velistico alla Marina di Pescara, struttura che si presta proprio ai grandi eventi, una soddisfazione anche per la Camera di Commercio. Sì, assolutamente, abbiamo 350 partecipanti che vengono dalle regioni del centro Italia, diciamo che è la manifestazione più importante, classe Optimist, Lega Navale, che dobbiamo ringraziare per l'organizzazione, dobbiamo ringraziare l'Istituto Di Marzio che ha qui per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro i suoi studenti, per avvicinare proprio al mare gli studenti, quindi siamo soddisfatti perché noi abbiamo la necessità di implementare le attività e l'economia del marina, e questo non fa altro che generare tutto un indotto attorno all'evento sportivo, ma soprattutto anche parlare di formazione e di cultura del mare avvicinando le scuole come l'Istituto Di Marzio, che sono qui con noi stamattina. I numeri sono elevati perché a quanto pare questa è la regata più numerosa, più grande che la città di Pescara e l'Abruzzo abbia mai ospitato, circa 350 atleti, un indotto di circa 600 persone, alberghi, diciamo che questo marina, questo palazzetto naturale dello sport si riempirà per una festa della nautica e della vela, quindi sport abbinato al turismo per questa città. La regata dovrebbe iniziare, noi siamo purtroppo legati molto al tempo, alle condizioni del tempo, dovrebbe iniziare all'una di sabato, si potranno svolgere tre prove ogni giorno, tre prove sabato e tre prove domenica. È tutto anche per la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 23. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.